accanto a me Elio Pautasso, direttore Hippo Group Capannelle. Si sta animando il tondino in attesa appunto della partenza della sesta corsa, il premio Tudini. Che bello, si può dire che bello una giornata così dopo un'attesa lunga, un lockdown che ci ha costretto a casa. È proprio la vita che riprende, l'ippica bella che riprende, la passione per i cavalli che esplode. Certamente sì, dopo mesi di chiusura, proprio chiusi senza corse, poi con l'apertura dell'ippodromo a porte chiuse, che forse era ancora più triste che non fare proprio stare proprio fermi, e poi l'apertura al pubblico. In queste giornate abbiamo avuto un po' di pubblico, oggi è stata una grande festa, peraltro nella massima sicurezza, perché come abbiamo visto gli spazi sono grandi, lo abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sostenuto, spazi enormi, distanziamenti garantiti, dove non è possibile come nei recinti riservati si usano le mascherine, e quindi è veramente per noi una grandissima soddisfazione aver potuto organizzare questa giornata, seppure il 12 luglio completamente fuori stagione nella stagione del galoppo, ma ben venga la ripresa in questo modo. Vuol dire che il fascino di queste corse di cavalli e il derby è la corsa per eccellenza a livello italiano, continua, è intramontabile. Non solo a livello italiano, anche a livello internazionale lo testimoniano gli stranieri presenti, e chiaramente noi dobbiamo lavorare su questi grandi eventi per rilanciare il nostro settore. Abbiamo bisogno di personaggi, di motivi di interesse. Anche oggi abbiamo avuto dei calciatori per esempio presenti, calciatori in attività, ex calciatori, quindi sono giornate che ci rinfrancano con tutto il settore. Grazie e buono spettacolo allora. Grazie a voi e anche a voi, in bocca al lupo per la vostra nuova attività. Ah, noi ce lo stiamo godendo tutto, dietro le quinte, davanti, al lato, perché la sensazione, il brio si deve sentire, insomma, della passione pura che scorre. Accanto a me Andrea Rossi, direttore generale dell'Università Campus Biomedico di Roma, sponsor di questo 137esimo derby di galoppo italiano. È bellissima questa sinergia, no? Questa collaborazione, perché è proprio una voglia, desiderio di ripartenza per il nostro paese, per le cose belle, positive e anche per lo sport che diventa spettacolo. Assolutamente sì, è sicuramente una ripartenza questa con il derby di oggi per l'Ippica e speriamo anche per il nostro paese, e sicuramente questo è un aspetto che abbiamo in comune, la nostra università e l'ippodromo delle Capannelle, perché anche noi ci accingiamo alla ripartenza. Da settembre riapriamo le lezioni in presenza, le attività didattiche, quindi i nostri studenti potranno tornare a lezione, potranno tornare a popolare le aule. Abbiamo fatto tutta una serie di procedure e di attenzioni particolari per iniziare le lezioni e dare un'opportunità ai nostri studenti, che sono appunto il futuro, e quindi per ripartire al meglio occorre investire sicuramente in cultura. E poi un altro aspetto che non è scontato, perché la vostra sede dell'università è qui vicino, non è lontana, e siete immersi nel verde, come anche l'ippodromo delle Capannelle di Roma. Cioè, cerchiamo di comprendere oramai, di avere una consapevolezza maggiore sull'importanza di aree verdi, che possono diventare luogo di studio, luogo di lavoro e di evoluzione anche dell'essere umano, anche complice il cavallo, la presenza del cavallo in questo caso. Assolutamente, noi siamo immersi nel verde, la nostra università è a Trigoria, a fianco al parco di Decima Malafede, e tra l'altro stiamo allestendo una serie di spazi esterni proprio per permettere agli studenti di poter mangiare all'aperto, di poter studiare all'aperto dopo un periodo di lockdown. Pensiamo sia un qualcosa di molto apprezzato. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo fatto partire una facoltà di scienze e tecnologie per l'uomo e l'ambiente, quindi sicuramente l'ambiente diventa una parola chiave fondamentale per la nostra università. Aristotele, Platone, i maestri più grandi, ambulavano con i loro studenti, perché non ritornare a farlo cogliendo quello che di bello c'è dal passato per guardare ancora con maggior soddisfazione il futuro? Assolutamente sì. Grazie, arrivederci. Grazie e buona collaborazione in questa Grazie, giornata. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Thank you.